Le 839, il bellissimo disco di Gali diventa più bello ogni volta che lo ascoltiamo. Niente panico, sentite tossire in sottofondo su questo disannuncio così romantico. Il professor Luca Manzi, buongiorno. Salve, professore. Buongiorno, prof. Di essere qui. Quindi diciamo scrittore, sceneggiatore, podcaster. Podcaster. Sì, ma di pessima salute. Esatto. Cagionevole. Il cagionevole podcaster Manzi. Beh, ricordiamo che fa colazione con una MS, questo forse non aiuta. Anche questo è vero. Allora, lo zaino delle parole, uno dei podcast più interessanti dell'ultimo anno, vale a dire da dove nascono le parole. E visto che oggi è martedì 5 novembre, Luca giustamente ha detto: vi siete mai domandati perché in novembre si chiama novembre, pur essendo l'undicesimo mese dell'anno? Mese dell'anno? No, non me l'ho mai domandato, ma è una bella domanda. Stessa domanda la posso fare per settembre. Per ottobre, per gli ultimi, allora. Dobbiamo metterci un attimo nei panni dell'antico romano che c'ha un problema. Quello di famiglia, Sì, famiglia. Ma l'hai sentita questa? Sì, è una storia, diciamo, all'interno di un film imbarazzante, una storia interessante. Un problema interessante. Cioè, è difficilissimo sapere come i latini pronunciavano le parole. Perché? Perché non abbiamo l'audio, abbiamo solamente lo scritto. Ci sono alcuni grammatici latini che un po' ci raccontano qualcosa, per cui si è bene o male ricostruito. Per esempio la C era sempre chiusa, la C, questa che io sto dicendo C, la C aperta, la C sonora, quelli non c'era, era tutto chicchero, se si doveva dire invece che Cicero. Quindi era chicherone. Esatto, chicherone. Era chicherone a Roma. Da cui lo schicchero, il famoso schicchero. Ma torniamo a novembre. Allora, perché il undicesimo mese dell'anno si chiama nono? Allora, partiamo appunto dal presupposto che per i latini, per i greci, per tutti i popoli antichi, definire il tempo era una cosa difficilissima. Cioè, al giorno ci arrivavi perché vedevi il sole salire, il sole, buio. L'entità base, poi arrivava al culmine, quindi chiamavi matuta la mattina, che era il momento in cui il sole cresceva, no? Da cui maturare, alla stessa radice di mattina. Cioè, vedevi il sole come un frutto che cresceva, certo. Post meridium, da cui il nostro pomeriggio era il momento in cui il sole cominciava a scendere, dopo la metà, dopo il culmine del sole. All'anno pure ci arrivavi, perché vedevi che le giornate si accorciavano e poi cominciavano a riallungarsi. Tutto quello che c'era in mezzo, invece, era abbastanza difficile. Allora, all'inizio loro si regolano con la luna, perché anche lì il ciclo della luna, tutto sommato, è facile. Certo. Solo che il ciclo della luna è di 28 giorni, quindi i mesi con l'anno non si incastrano bene. Quindi i romani continuano ad andare per tentativi sui mesi. Romolo fa il primo calendario e dice: vabbè, proviamo con 10 mesi. Okay. Un casino. Dopo un po' gennaio era diventato aprile, non si capiva più niente. Allora Numa Pompilio dice: vabbè, Romolo, sei stato bravo, hai fondato Roma, però sul calendario non sei fortissimo. Chiamo a qualcun altro. Esatto. Comincia a consultare degli aruspici etruschi e arriva a 12 mesi. Però il problema è che l'anno cominciava sempre a marzo. Perché? Perché c'era la primavera e soprattutto perché i romani erano un popolo di militari e a marzo si ricominciavano le battaglie, le campagne. Si andava al campo di Marte, quello che ancora noi oggi chiamiamo il campo Marzio, si radunavano tutti e dicevano: dai, andiamo a conquistare, dove andiamo? Esatto, dove si va quest'anno? A che andiamo a cagare? Esatto. Bravissimo. Atteggiamento romano classico. Marzo, infatti, è il mese di Marte. Marte è il dio della guerra. Cioè è il mese in cui tutto ricominciava perché si poteva andare in guerra, che è tipico di una civiltà fondamentalmente guerriera. Certo. Questo succede fino per questo novembre si chiama nove. Perché se l'anno comincia a marzo, novembre è il nono mese. Certo. Poi nel 153 avanti Cristo succede qualcosa. Certo. Allora, i Lusitani si ribellano a Roma. Che io dico Lusitano. Ma che vuoi? Ma Lusitano? Ma fino a quel momento per cosa eri famoso? Arriviamo noi, ti abbiamo portato la civiltà, le fogne, gli acquedotti, i ponti. Lusitano, stai tranquillo. No, il Lusitano si mette in testa di volere. E ricordiamo che i romani hanno fatto anche cose buone. Esatto. Mi togli le parole di bocca. Esatto. Allora, ed è una sconfitta gravissima la rivolta dei Lusitani, perché i romani perdono le insegne. Ancora adesso negli stadi, di cui
noi spesso fuori onda parliamo. Certo. L'ultra, se perde il suo striscione, ha perso l'onore. L'Aquilifer, no? Colui che portava, cioè sperso l'Aquilifer, persa la battaglia. Esatto, si diceva Aquilifer perché quasi tutte le insegne delle legioni avevano l'Aquila. Certo. Allora, quindi Roma panico. Oddio, già non si aspettavano che i lusitani avessero questa alzata d'ingegno. Popolo, ricordo che ha inventato la schiavitù moderna, continua a dire lusitano. Vediamo se ti devi ribellare. E quindi che cosa fanno? Dramma, casino, che cosa facciamo? Dobbiamo intervenire immediatamente. Adesso, i consoli, quando è che entravano in carica? Con l'inizio dell'anno, a marzo. Quell'anno, per affrontare immediatamente la questione lusitana, fanno iniziare l'anno a gennaio, così vanno direttamente i nuovi consoli. E quindi da quel momento... Poi i romani, che sono superstiziosissimi, dal momento che poi i lusitani gli abbiamo fatto un cosiddetto... Paiolo, esatto. Da allora portava bene e a gennaio è cominciato l'anno. Pensate che roba. E dopo i Depeche Mode invece ci trasferiamo nell'epica moderna, perché il prof Manzi ci spiega l'origine della parola... Spam. Molto bello. Depeche Mode su Radio DJ 848. Io adesso ormai per me è tutto. Ma cosa dici? La pronuncio in maniera classica. Se vuoi fare però il latino figo, anche Depeche. Depeche Mode su Radio DGAE. Le 849, la risata che sentite è quella incredibile del professor Luca Manzi, che ci ha spiegato l'origine della parola novembre, cioè da perché novembre, che è l'undicesimo mese, si chiama proprio novo, non un mese dell'anno. Tutto chiaro. Ma adesso ci spostiamo all'epicae moderna esatto. Con la parola spam, perché Luca mi ha chiamato e mi ha detto: ho scoperto l'etimologia della parola spam, è pazzesca. Allora, 1937, c'è una società, un'azienda che fa carne, che si chiama Hormel Food in America, che si inventa una carne in scatola che si chiama spam. Probabilmente viene da spiced ham, cioè prosciutto con le spezie. Allora, la spam è una specie di blob di carne macinata varia, indistinguibile, come la carne in scatola, quella che abbiamo sempre mangiato mamma e papà, però con un inquietante color rosa, tipo secondo me è l'incubo della mortadella. La mortadella quando si sveglia la mattina tutta sudata, si pensa malata, quel colore lì. Esatto. Okay. Quindi è sto mammoppone di carne in scatola che inizialmente non ha successo, poi comincia ad avere un successo pazzesco e vabbè, la spam per decenni è solo carne in scatola. Spam era un acronimo, era un nome, non si sa. Spice ham. Probabilmente una crasi di queste due parole. Okay. Spice ham, okay. Bene, nel 1970 i mitici Monty Python fanno, nel 25esimo anno del loro mitico programma, il Monty Python Flying Circus. Monty Python, per chi non lo sa, sono un gruppo di comici demenziali inglesi, assolutamente geniali, comicità moderna, geni proprio, cioè, tutto pure da lì, nel frattempo la spam è diventata molto diffusa in Inghilterra come carne, molto cheap, al volo, insomma, roba proprio che se non sai cosa mangiare te la mangi, ed è conosciutissima. Bene, in questo sketch loro entrano in un pub inglese e chiedono cosa c'è da mangiare. Allora, questo pub è misteriosamente popolato di vichinghi, senza nessun motivo. Ci stanno tutti i vichinghi che bevono, entrano due inglesi normali e chiedono che cosa c'è da mangiare. E questa comincia ossessivamente a ripetere che ci stanno uova bacon e spam, hamburger e spam, poi c'è spam. Cioè si comincia a ripetere a loop questa cosa, e improvvisamente i vichinghi si alzano e cominciano a fare una cazzoccina che fa spam, così, senza senso. Quindi spam diventa una ripetizione ossessiva di qualcosa, e anche invasiva. Di qualcosa che non ha né molta qualità né molto senso. Cioè, il primo grande salto di questa parola da carne in scatola a una roba che mi invade e che non mi va. Nel 1993 questa parola fa l'ultimo salto quando, all'inizio di internet, che si chiamava Usenet al tempo, c'è stavano quattro smanettoni nerdissimi che facevano tutto e scrivevano tra loro. Bravissimo. Allora, uno di questi, del 1993,
fa un programma, provando un programma, manda per sbaglio una mail 40 volte a tutti. Ah. E ad uno di questi gli viene l'idea, perché si ricorda lo sketch del 1970, a dire: ma questo è spam. E da quel momento spam diventa l'unione di uno che nel 1937 si è inventato una carne in scatola, una carne in scatola mediocre, questi geni che nel 1970 ci fanno uno sketch e si appoggia a una nuova tecnologia. Questo perché le parole, tu pensa che ham, cioè prosciutto, è una parola che viene da 10.000 anni fa, certo, cioè certo. Significa coscia all'inizio, no? Le parole hanno questa capacità di intrufolarsi, si mettono i baffi finti, si tagliano il cambio di capelli, però poi alla fine hanno un'elasticità straordinaria per riaccogliere i significati che ci servono adesso. Quindi adesso spam è quella roba che odiamo e che c'è la cartellina apposita. Ci segnalano che comunque la carne è ancora in vendita. Assolutamente, sono andato nel sito di spam ieri perché volevo verificare proprio questo. Certo. Non è in vendita in Italia, penso, per rispetto nei confronti della mortadella. Però assolutamente sì, in Inghilterra, in tutta Europa, in America soprattutto, perché la società che la produce è americana. Hai capito? Hai capito cosa ha tirato fuori il prof Luca Manzi? E per queste ed altre curiosità c'è il podcast, se volete, lo zaino delle parole su tutte le piattaforme, lo trovate su Instagram, dove volete. E intanto Luca Manzi lo trovate qui il prossimo mese. Grazie prof, grazie Veronica, buona giornata. Grazie Maurizio, grazie Bravi, grazie Gianni, grazie da parte di Giorgio Gabriele, fuori da Milano, ciao. E non sei più gli anni 90, ma il trio Medusa gana, grinta sempre tanta. Appuntamento fisso su Radio DJ, alla mattina siamo sempre i più bei. Radio DJ, One Nation, One Station.